Oh, io so che la Juve si deve salvare. Sorvoliamo sulle rimostranze di Zeman verso la direzione arbitrale di Juve Under 23 Pescara. Rischiano di diventare alibi, in realtà piuttosto futili, per giustificare una prova che per 60 minuti, dopo un buonissimo inizio, ha deluso e non poco le aspettative. Il tutto non a caldo nell'immediato post-gara, ma a distanza di 6 giorni. Con tutto il rispetto, gli argomenti devono essere decisamente diversi. I numeri dicono 2 punti nelle ultime 3 gare. Brutto, pesante, KO con la Juve Under 23 ed ora il Perugia all'Adriatico. 2 assenze per la Cani e lo squalificato Mesic. Tornano a disposizione Brosco, Franchini e Accornero. In cabina di regia D'Agasso in vantaggio su Squizzato. Verosimile il rilancio di Tuniov. Ecco dunque la probabile formazione. Plizzari tre pali. In difesa Pierno, Brosco, Di Pasquale e Milani. A centrocampo Tuniov, D'Agasso e Aloi. Davanti Merola, Cuppone e Accornero. Per l'attacco altra ipotesi. A Cornero finto 9 con Merola e Cangiano ai lati. In questo caso attacco più leggero e tecnico. Staremo naturalmente a vedere. Zeman. Vabbè, erano una delle favorite, poi come lo eravamo noi in partenza. E per me hanno fatto bene anche prima, perché con Baldini penso che hanno perso poco, due partite. Come gioco per me è una squadra che ora gioca un po' più offensiva, c'hanno quel ragazzo che hanno preso ora, Sila, che ci ha risolto la partita con la Lucchese, e come squadra è sempre una squadra da rispettare, c'hanno giocatori anche esperti. Perugia privo degli infortunati Vasquez, Ricci, Morichelli, Mezzoni e Bozzolan. Lì si è squalificato. Non convocati perché in uscita il portiere Furlan e il centrocampista Cella. Sistema di gioco 3-5-2. Possibile 11. Adamonis tre pali. In difesa l'olandese Lewis al debutto nel trio completato da Angella e Dell'Orco. In questo caso panchina per il croato Vulicic. Torrasi play. Mezzali, Iannoni e l'ex Teramo Santoro. Se così fosse, ai margini, almeno inizialmente, Juan. Sulle fasce il colombiano Pass e Cancellieri. Davanti il rientrante Seghetti, classe 2004, finora 5 gol. Al fianco del senegalese Silla, rinforzo di gennaio, grande protagonista con 2 assist e 1 gol del successo sulla Lucchese per 3-0. In panchina da 2 partite il tecnico più giovane d'Italia, il 33enne Alessandro Formisano, subentrato a Francesco Baldini e promosso dalla formazione Primavera. È un allenatore che ha costruito tutta la sua carriera su un valore, il valore della bellezza, il valore del dominio del gioco, il valore della costruzione, del cercare di essere sempre propositivi, e questo lo ha portato a fare una carriera di grande riconoscimento, perché ovunque è andato ha imposto un marchio indelebile. Affrontarlo significa mettersi all'altezza dei giganti, mettersi all'altezza di una squadra che può crearti dei problemi. Ma questi ragazzi in settimana mi hanno dimostrato di voler andare oltre e di voler fare qualcosa di importantissimo. Sono convinto che i ragazzi faranno una grande prestazione. 22 i precedenti in Abruzzo, 7 vittorie del Pescara, 4 del Perugia, ben 11 i pareggi. I primi 2 successi biancazzurri nel 1946 e nel 1948, rispettivamente per 3-0 e 2-0. Nelle immagini, 13 aprile 1986, campionato di Serie B, i biancazzurri del compianto Enrico Catuzzi si impongono 2-1. La sblocca De Rosa, raddoppio di Giampiero Gasperini su calcio di punizione. Nel finale accorcia Giovanni Pagliari con deviazione di 20. Turini. 5 maggio 1996, da avversario prima volta all'Adriatico di Giovanni Galeone, lanciato col suo Perugia degli ex di Cara, Camplone e Allegri verso la promozione in Serie A. Umbri in vantaggio, gol di Federico Giunti, momentaneo, pari firmato da Ottavio Palladini. Nella ripresa, nuovo sorpasso ospite, rete di Marco Negri. Al 5° minuto di recupero, il Pescara di Gigi Maifredi evita un rovinoso KO grazie al gol di Federico Giampaolo, assistito da Andrea Carnevale. 11 marzo 2005, i biancazzurri di Gianni Simonelli prevalgono 2-1 sul Perugia di Stefano Colantuono, autentico show di Federico Giampaolo che fa letteralmente impazzire l'intera difesa umbra, in particolare Guglielmo Stendardo. Qui il 10 biancazzurro ricama per l'1-0 di Daniele Croce. Nella ripresa serpentina, tunnel ai danni di Guglielmo Stendardo e punizione gioiello di Daniele Russo. Nel finale infortunio del portiere Ivan, a
accorcia l'ex lanciano Ferreira Pinto. All'Aragona di Vasto, vittoria per 1-0 il 21 settembre 2008, campionato di Serie C. Decide l'argentino Lucas Simon, ispirato da Simone Vitale. Era il Pescara di Beppe Galderisi. Successivamente le due squadre si affronteranno all'Adriatico, sempre in B. L'11 settembre 2015, vittoria per 2-1 dei biancazzurri di Massimo Oddo. Marcatori Menusciai sul rigore e Gianluca Caprari. 26 gennaio 2018, il Pescara di Zeman viene sconfitto 2-0 dalla Perugia di Roberto Breda. Di testa Kuan sblocca il punteggio. Nella ripresa il raddoppio di Samuel Di Carmine. L'ultima volta all'Adriatico il 10 agosto 2020, andata dei playout. Avanti il Perugia dall'ex Massimo Oddo col solito Kuan, che raccoglie l'ottimo traversone di Falzerano e in diagonale al volo infila Fiorillo. Nella ripresa però il Pescara di Sottil, subentrato alle grottaglie, e la ribalta 1-1 di Galano, perfettamente assistito da Masciangelo, e 2-1 dal dischetto di Pippo Riccardo Maniero, che spiazza Vicario ora al Tottenham. Quattro giorni dopo al Curi una sofferta ma meritatissima salvezza ai calci di rigore.